porta. Sì, lo so, è un po' che non ne faccio, esattamente da giugno, e credo che voi tutti dovreste picchiarmi. E che ho avuto tante cose da fare, ma d'altronde queste sono tutte cose che già sapete. Oggi, in questo nuovo report, vi farò entrare nelle segrete della Matt Caverna, ovvero il posto dove di solito lavoro ai miei cosplay. Quindi mettetevi comodi e entriamo insieme. Vabbè. Eccomi, benvenuti nel mio antro di lavoro dei cosplay. L'unica cosa, mi scuso un po' con voi per il casino, perché siamo in fase pre-Lucca e sicché c'è un po' di casino nel mezzo, perché naturalmente sto lavorando alle cose. Iniziamo da questa parte dove non c'è praticamente nulla. Allora, qui potete vedere scatole, mobili utilizzati, antichi e altre cose, la mia bicicletta che userò tanto in questi tempi, e poi qui c'è una cosa che credo non farò mai: ho iniziato a fare lo scudo di Capitan America in Pepacura. Lo so, farò ridere molti di voi, però almeno ci ho provato e ho scoperto che non ne vale la pena, quindi utilizzerò prossimamente queste cose per un altro utilizzo. Allora, scatole, gomma piuma di qualche letto, un casco di cane che potete utilizzare per altre cose. Tra l'altro volevo dire, questo non sarà solo un viaggio nei miei cosplay che ho fatto, ma anche un viaggio nel mio passato, perché credo troveremo molte cose interessanti appartenendo che a me nelle epoche passate. Tipo che ne so, qui guardate, ora non viene fuori, però c'è il mio vecchio vestito dell'uomo ragno che utilizzavo quando avevo 8 anni ed è fantastico, quante persone hanno ammaliato con questo costume. Poi ci sono libri ovunque, e poi vedo questo in particolare che è, faccio vedere delle cose, però è il meccanismo delle lame di Sasori della Sabbia Rossa che ho utilizzato durante Lucca Comics 2011 per fare Sasori, e devo dire ha retto bene quella giornata, però per mancanza di tempo e di tecniche l'ho dovuto fare insieme al mio amico Jiraiya con il cartone, sicché potete ben immaginare quanto ha tenuto. Oddio, devo dire che ha tenuto il necessario, perché ho potuto fare il set, ho potuto girare il giorno e ho potuto farlo vedere al giro, però alla fine ovviamente una delle due ha ceduto e credo cederà anche l'altra, ma ho in mente di rifarmi un altro materiale per farlo meglio. Un altro aggeggio di Sasori della Sabbia Rossa è la marionetta del quarto Kasekage, del terzo Kasekage, scusate. E anche questa mi sa dovrà subire un restyling perché si è un po' distrutta durante quella giornata. Vedrò di rifarla meglio per la prossima, interpretazione. Nascosto vedo una cosa parecchio interessante. Allora, quest'estate, pensando di andare a Rimini Comics, stavo lavorando al progetto dell'uncino di Crocodile, che mi pare stia anche da quest'altra parte, non da questa, insomma. Ora, non mi ricordo in questo, sì, sta sulla sinistra, da quest'altra parte. E poi non ci sono più andato, ho smesso di lavorarci, però anche questo è un progetto che voglio finire perché mi è venuto abbastanza bene. Che altro c'è? Biciclette ovunque, libri, e arriviamo altro a quest'altro lato dove ci sono delle cose importanti che sono tipo... la mia maschera di Sogeking che qui riposa da tempo in memoria ormai, perché in un sacchetto dell'Esselunga fatto apposta con il buco per il naso, non so se è notato, una cosa stupenda, che non sto più portando perché ho smesso in questo periodo di andare alle fiere suonando meno, anche per prepararmi a Lucca, che è una cosa importante, e vedrete ci saranno tante cose, anzi
dico questa cosa in anteprima per voi del mio canale. Se siete a Lucca venerdì 2 novembre, posizionatevi verso le 11:15 sulle mura verso le sita dello Zona Palco. Ho una sorpresa per voi, dico solo questo: 50 partecipanti, non dico altro, scopritela da voi. Allora, altra cosa importante è la cabuta. Ci ho rimesso la maschera, però anche questo è uno è il mio orgoglio, perché è una delle prime cose che ho fatto per entrare in questo mondo. È stato Sogeking, è stato il cosplay che mi ha lanciato, e devo dire gli devo veramente molto. Mi rimetto in posa per voi. Tenere in mano questa fionda è una delle cose più belle che mi piacciono. Poi cosa vedo qua dietro? Qua dietro non c'è una cosa, non entra più. Là. Qua dietro c'è una cosa che non riguarda i cosplay, ma è una cosa che ho fatto praticamente quando ero in prima media, a 11-12 anni, ed è una riproduzione di PK sul compensato, col quale presi anche distinto il 6 giugno del 2003, bellissimo, che questa figura è stata appesa per anni in camera mia, poi l'abbiamo portata in cantina e durante il trasporto ha avuto delle menomazioni, tipo ha perso la gamba e i raggi dello scudo, però è una delle cose più belle che abbia mai fatto, sì, che la tengo sempre qua dietro come ricordo. Che altro c'è da vedere? Allora, qui c'ho... Vieni Gabri. Qui c'ho dei materiali da riutilizzare, bombolette, una scimosa che pensavo di farne qualche... rubata a scuola, che pensavo di farne qualche utilizzo. E poi qui ci sta qualcosa che vedrete a Lucca. Il mio Rasengan, anzi, 4 Rasengan, infatti, cioè, io sono veramente orgoglioso, che mi serviranno per fare il personaggio che interpreterò. Non è Naruto, però ve lo devo dire, non fatevi cattive impressioni. Da notare la scatola multipiano. Sì, perché qua c'è bisogno di ottimizzare lo spazio, perché sennò qua dentro non c'entrerebbe più nulla. Allora, vediamo un attimo. Qua c'era poi tempo, c'è stata per tanto tanto tempo la falce di Idan, che ho utilizzato per fare Idan anche al raduno a Ludicomics, però ora l'ho dovuta cedere al ragazzo con cui farà un gruppo a Luke. Qui poi ci sono. Vieni. Qui ci sono poi dei pezzi dell'arma che ora andrò a mostrare. Devono essere ancora tutti dipinti perché devo comprare la vernice. E poi la vita prima mondiale. Ho finito di lavorare ieri sera, cioè verniciare. Questa è l'arma con cui girerò a Lucca il 1 novembre. È praticamente il fucile di Yasop, il babbo di Yasop. E lo userò per fare con un amico la ciurma di Shanks il Rosso. Ora è ancora da finire, perché c'ho da attaccare i pezzi lì e da colorare quest'ultimo pezzo, però direi che è venuto abbastanza bene. Tu che ne dici? Direi proprio di sì. Cioè, devo finire di dare qualche verniciatura, perché qui tipo non mi è venuta, però una cosa in cui sono tanto fiero. Allora, poi qui ci sono dei tubi grossi che ho trovato all'hobby, che penso utilizzerò per qualche lavoro futuro. Intanto mi tengono ben dritto il fucile. E poi qui ci sta una cosa per cui ho fatto una minchiata assoluta, ovvero c'era un party rom al compleanno di un mio amico, e tipo io ci sono andato vestito così. Iron Man.
Vediamo ora questo modello 3D in scala 1 a 1 di Iron Man e vediamo le sue caratteristiche. Roma inside. Corpo in puro titanio. Questo affare che penso che sia... Ah, no, sono i razzi. I dettagli del casco. I dettagli del casco. No, ai lati. Mazzo. Mazzo d'Italia, rubo punk. Dall'altra parte non sai. Anche se c'è qualcosa. Iron Man. Cioè tipo è stato fatto in una settimana. Stupro don. E qui vabbè il cannone. Sì, il cannone che fra l'altro devo dire è quello usato. Aspetta, poi sul cannone cosa c'è scritto? Spacco bottiglia. Col cannone. C'è tipo stato. Qui perché arancione da una parte? Perché io ci ho verniciato la gomitiera di Ace. Tipo il giorno prima della festa del mio amico ho detto mettiamo un cannone sulla mano sinistra. Cosa posso usare? Questo. Bellissimo. La serie si può andare a Lucca l'ultimo giorno con questo. Iron Man. Sta sminchiando. Cioè ho messo solo chili di scotch e basta. Bello. A parte se ti vedi un vero Ron t'ammazza. Sarebbe da fare come esperimento sociale. Ma ora torniamo alla Batcaverna. Sì. Ecco, allora siamo quasi in chiusura. Siamo nell'antro più remoto, ovvero nella zona scatti. Qui ci sono tutti i giornali che sto usando, della plastica che sto usando per fare il cosplay dello Spartano, che ora purtroppo non ho qui. Cartone. Qui ci sono i miei attrezzi da lavoro, che sono attrezzi semplici, sono forbici, scotch, dei guanti che uso per dipingere, il martello che qualcuno qui mi ha regalato ma non mi ricordo chi, e poi strumento molto importante che ho comprato recentemente è la colla a caldo. La colla a caldo, ragazzi, serve anche per fare le cose più semplici. Compratela perché vi dà un grande aiuto. Vabbè, il fucile, i tubi e Iron Man che abbiamo appena visto, eccolo qui. Quaderni, biciclette, scatole ancora con polistirolo dentro, scatola dei rifiuti perché noi siamo ecologici, ricordiamolo. Usiamo rifiuti e produciamo rifiuti. Sì, ricordiamo come nell'altro video che i cosplay si fanno con materiali di riciclo. Ma se volete il cosplay fatto bene spendete 7.000 euro se volete. Pompa per gonfiare le ruote e poi altri tubi che io trovo principalmente all'OB, cioè sono quei tubi dove stanno quelle tovaglie enormi, appena finiscono io vado lì, li prendo e li porto a casa senza spendere nulla, quindi... Ormai ti conoscono. Ancora zero spese. Questo tubo volevo farci insieme ad altra roba che sta là dentro in quella scatola, il fucile di Asop di Strongword. Con un tubo simile ci ho fatto il mio sparapatate. Ganzo. Però non l'ho mai fatto perché fare l'armatura poi è complicatissimo. Forse un giorno lo farò, ma non adesso, ora sono preso da altro. Ultima cosa, questo, che è del tappetino, che prima stava in camera mia, poi l'ho dovuto sostituire. Questo qui... e potrà servirmi per fare qualcosa. In parte l'ho già usato, ci ho fatto la placchettina di Ace, sì. Non so se qualcuno di voi ha visto il mio cosplay. Che dire, questa è la Matt Caverna, poi lì ci sono le scatole che francamente forse non sono nemmeno cosa contengono. Il report finisce qui, grazie. Insomma, di aver visto questo video, ci vediamo a Lucca, mi raccomando, tutti e quattro giorni. Primo giorno Yasuo con la ciurma di Shanks il rosso, secondo giorno sorpresa alle mura, lo ricordo, dopo le 11:15, zona de Citadel, zona palco. Terzo giorno Spartani e quarto giorno sono ancora indeciso, non so se riportare il cosplay del venerdì oppure Sogeking. Magari scrivetemelo voi sotto o in un commento e magari potrete prendermi una decisione. Salve a tutti e buon proseguimento. Ci vediamo a Lucca, mi raccomando. We'll be right back.
È fatta così bene che sembrava un cadavere. Eh? Fatta così bene che sembrava un cadavere nascosto là dietro. C'era uno che voleva mettere all'angolo della strada e metterci un cartello davanti per chiedere i soldi.